Professoressa Nadia Totor, allora, un successo di pubblico, un successo di ragazzi emozionati, davvero vi ripaga di tutto il lavoro che avete fatto, perché non sono 30 ore che servono per fare questi spettacoli, ma ce ne servono 90, 120, tante di più che voi avete dedicato a questi ragazzi. Sì, decisamente, insomma, è stato uno spettacolo impegnativo, faticoso, però bello da vivere, perché ci ha permesso di condividere dei momenti speciali che, insomma, auguro a tutti gli insegnanti di poter vivere. Questa è la scuola viva, come diceva una collega che non è qui per problemi di salute, ma che ha collaborato anche con noi e ci ha aiutato in questo spettacolo. È un'esperienza vivificante, veramente vivificante. Che rimane scolpita nella certo, mente dei ragazzi. Certo, diciamo, alla fine indubbiamente. Sono delle pietre miliari nei vissuti dei ragazzi. Pronto? Sì. Pensate anche a questo, pensate comunque al lavoro che fate per loro, come se fossero i vostri figli. Assolutamente, assolutamente. Infatti tutte le criticità sono state superate proprio perché volevamo regalarci questi momenti di crescita, di condivisione, in cui appunto ciascuno di noi ha riscoperto la sua unicità, un'unicità che bisogna imparare a conoscere, ad accettare e a condividere, perché il noi è fatto di tante unicità e quindi non bisogna rinunciare a se stessi. Abbiamo visto molto peso nel corso dello spettacolo, sì. Perché comunque questi ragazzi non bisogna mollarli mai. Vero, verissimo. Sì, molto presa perché... diciamo questa esibizione in realtà era una sorta di prova generale, è stato il nostro spettacolo finale, abbiamo avuto quindi un solo giorno per provare con le luci, microfoni e comunque è stato bello tutto perché i ragazzi stessi hanno trovato delle soluzioni immediate di fronte alle difficoltà e quindi ci siamo aiutati l'un l'altro, è stato un collaborare continuo. Una delle cose più belle. Sì, decisamente. Non si vivono stando seduti in poltrona, ma sì. Che voi vivete invece se stando a contatto. Sì, con sì, sì, decisamente. E quindi grazie alla professoressa Murgo che ha avuto e ideato questo spettacolo, quindi ci ha dato la possibilità veramente di mettere su qualcosa di bello. E viva la bellezza! Non possiamo chiudere così. Grazie professoressa. Ok.